salute, due presidenti di commissione, all'intera amministrazione comunale, consiglieri di maggioranza e di opposizione. Allora, però vedete, credo che superare le divisioni, io credo che vada coniato in un modo un pochettino diverso, come vogliono i cittadini, superare gli scontri, perché poi le divisioni, anche sul piano ideologico, ci sono e resteranno prima, durante e dopo il Covid. I cittadini, mi permetto di correggere quello, di superare le divisioni, i cittadini ci chiedono di superare gli scontri della politica, perché abbiamo determinato una visione della politica ancora peggiore di quella politica che, ahimè, ognuno di noi ha contribuito a scrivere con la P minuscola. E poi vi ringrazio perché avete anche detto: non vogliamo lamentarci, vogliamo contribuire. Anche io raccolgo questa vostra disponibilità, come l'ha raccolta l'onorevole D'Ippolito, in una frequentazione, tra virgolette, online, email, telefonica, ma anche de visu laddove è possibile, per un confronto continuo dalla quale vengono fuori delle induzioni che poi ognuno nel nostro livello istituzionale dobbiamo tradurre in un'azione di tipo politico e normativa e legislativa. Vedete, abbiamo superato una prima fase, l'abbiamo superata convinti probabilmente che il più era passato, perché si stava riprendendo anche l'economia. Io sfido chiunque a marzo, aprile, fare delle previsioni di tipo economico e non poi essere smentiti dai fatti in senso positivo, perché c'è stata una ripresa forse al di là delle più rosee aspettative. Siamo stati capaci, forse quella ripresa, fra virgolette, economica ha spostato l'attenzione. È vero che nessuno di noi è andato a fare i bagni durante l'estate, ma probabilmente non abbiamo attenzionato in modo forte il discorso che il Covid non era finito, eravamo in una fase che gli scienziati definivano fase 1, fase 2, atrocemente siamo ritornati in una fase pienamente pandemica. Questo naturalmente ci responsabilizza affinché oggi noi abbiamo due visioni, dobbiamo avere quella di come affrontare il problema che in questo momento hanno al pronto soccorso di Lamezia, al pronto soccorso di Catanzaro, dell'Annunziata piuttosto che del GOM di Reggio Calabria, dove non ci sono posti disponibili, dove le ambulanze sono in fila 2-3 ore con i malati che alcune volte, anche in Calabria, perché ve lo garantisco, ricevo decine di messaggi durante la giornata e anche di notte di pazienti Covid positivi che in ambulanza, considerato meno gravi di coloro i quali sono già afferiti alla responsabilità del pronto soccorso, vengono mandati a casa con la bombola dell'ossigeno. Allora abbiamo la visione di quello che sta succedendo dal punto di vista sanitario, ma mi ero un pochettino allontanato dal problema prima economico, e poi andremo a riprendere il discorso della sanità ripartendo dalle ambulanze che sono in attesa nei pronti soccorsi per ricoverare i pazienti. Io ho apprezzato ancora, perché credo che facciamo un ulteriore passo avanti, sdoganiamo quella che è la paura ideologica di ognuno di noi di considerarsi, mi sento un liberale. Domenico ha cercato di aprire anche ad un mondo privato e pubblico nella sua complementarietà. Facciamo un ulteriore sforzo, quello di mettere da parte anche dei termini che ideologicamente non ci appartengono, e allora free taxi, infrastrutture, emendamenti, la seguiremo, onorevole D'Ippolito, la supporteremo anche, perché su un emendamento che ponga in essere in coda quei 3 mesi, io sono un medico, non sono un commercialista, non sono un economista, non sono un commerciante, non ho l'esperienza di Ruggero e dei rappresentanti delle categorie qui presenti, allora se necessario per questa terra, per una volta, in modo tombale, anche io sono dell'opinione che chi paga deve essere rispettato di più di chi non paga, avendone la possibilità di pagare, dei veri, puri evasori fiscali. Ma qui da noi, se c'è un evasore fiscale puro, gli altri sono evasori per necessità, perché lo diceva anche lei, non hanno la possibilità di pagare. Allora, se c'è da superare, veramente, per mettere una parola di rilancio di questa terra, di rilancio completo di questa terra, e anche per quanto riguarda il vincolo del piano di rientro, il debito della Calabria, da lì dobbiamo partire. Azzerare
e che lo Stato ci restituisca in un solo botto quello che per anni, decenni e forse anche secoli hanno tolto a questa terra del meridione. Da lì dobbiamo partire, se no abbiamo il coraggio di ripartire tutti insieme, Domenico, tutti insieme, per cercare di fare fronte comune affinché lo Stato ci restituisca quello che in decenni ci ha tolto. Allora da lì la responsabilità dei calabresi, da lì la responsabilità dei calabresi di avere uomini e donne per poter gestire la cosa pubblica in quella etica, in quella morale che è una precondizione, che io dico, della politica, perché se non c'è quella precondizione è inutile che ognuno di noi si sia messo a disposizione della collettività nel fare politica, perché ognuno di noi avremmo continuato il nostro mestiere, la nostra professione, perché viva Dio ce l'abbiamo.